Torna sabato e domenica a Gorfigliano la tradizionale festa della Madonna del Cavatore, giunta quest'anno alla 72esima edizione. La prima volta fu nell'ormai lontano 1947. Tanto tempo è passato, ma la manifestazione non ha perduto il suo fascino e la sua profonda connotazione religiosa. Se in queste ore passate da Gorfigliano, sentirete nell'aria qualcosa di diverso, percepirete un clima particolare di festa, ma anche di silenzio, di amore e di fede. Gorfigliano è un paese incastonato in un angolo verde dell'Alta Carfagnana ed è ormai da un secolo terra di cavatori. Nel lontano 47, immediato dopoguerra, la gente del posto pensò che andava fatto qualcosa e nacque così la festa della Madonna del Cavatore, che a distanza di oltre 70 anni rimane uno dei momenti più toccanti, emozionanti e significativi nella vita dei gorfiglianesi. Allora come oggi, la gente rende omaggio alla bianca effigie, ne evoca la protezione, anche perché la devozione è profonda. Il programma della 72esima edizione prevede sabato sera la discesa della Madonna dal Bacolaio fino in località Segheria, dove ad attenderla, come sempre, ci sarà tanta gente. Al termine della serata, gli ormai tradizionali fuochi di artificio che andranno a rischiarare in modo suggestivo e magico tutta la valle dell'Acqua Bianca, racchiusa tra le pareti delle maestose Apuane e del Monte Pisanino. Domenica mattina, in diretta su Noi TV, la Santa Messa e nel pomeriggio la Madonnina risalirà al Bacolaio.